ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tutti in attesa del Consiglio di Stato. Domani, giovedì 25 agosto, la discussione dei ricorsi di Campobasso e Teramo contro l'esclusione dal professionismo. È l'ultimo grado di giudizio e anche l'ultimo ostacolo verso la formulazione dei calendari, rinviati due volte a inizio mese. La volontà della Lega Pro, che si è costituita in giudizio, è provvedere già venerdì, al massimo sabato. Aspettano pure le marchigiane con la stagione al via il 4 settembre. Il primo invece chiude il mercato. L'Ancona è al completo, tessererà anche l'esterno classe 2001 Tommaso Barnabà, cresciuto nel Bologna l'ultimo anno al Mezzolara in Serie D e in prova coi dorici da alcune settimane. Mercato fatto già da un po', insomma, ma se capiterà qualche occasione dell'ultima ora il DS Francesco Micciola la coglierà. Di sicuro la piazza sogna la Serie B e si è visto il 18 agosto in occasione della presentazione al Porto Antico. Così la prima tifosa biancorossa, Valeria Mancinelli. Sono ottimista perché vedo i fatti e sono quelli che poi alla fine convincono. Quindi i sogni vanno benissimo, però i sogni, perché non diventino frustrazioni, devono essere poi rapportati a progetti ambiziosi ma possibili, il massimo del possibile. E qui mi pare che stiamo su quella strada lì. Da Ancona ricanati, anche qui i neopromossi giallorossi possono permettersi di stare alla finestra nelle battute conclusive di calciomercato. Qualcosina potrebbe fare la Vispesaro, ma in casa biancorossa a tenere banco è più la risoluzione del caso Niccolò Gucci. L'attaccante è finito ai margini e, come Denuzze, Leuteri e Pellizzari, potrebbe trasferirsi alla Fermana. Proprio i gialloblu da ripescati sono la squadra più attiva in questa fase finale di trattative. Poker di arrivi dalla Pro Vercelli, i difensori Giulio Parodi e Alessandro Carosso e gli under Matteo Maggio, attaccante, e Federico Romeo, centrocampista. Ora la priorità è il portiere.